Un migliaio di bambini hanno sfilato a Sestri Levante per la cerimonia di apertura del Festival Andersen, giunto alla sua 27ª edizione. Il tema della manifestazione quest'anno è Giocare al futuro. Un'urgente presentazione al via al progetto di restauro di due antiche tele del XVII secolo custodite nella chiesa di Nostra Signora del Ponte Lavagna, attribuite al pittore genovese Merano. Ultime ore di campagna elettorale, sabato urne aperte dalle 15 in tutta Italia. Si vota per il rinnovo del Parlamento europeo e per eleggere i sindaci di 3.900 comuni in Liguria, scheda grigia per le europee. In Niger, sfollati in preda alle incursioni dei terroristi, l'appello di padre Armanino ha ricevuto un'ondata di solidarietà, raccolti 10.000 euro per rispondere alle prime necessità, ma la tensione resta ancora alta. Pallanuoto, la Prorecco batte la bestia nera Olympiacos 13-11 dopo i rigori. Venerdì a Malta giocherà la finale di Champions League numero 19 della sua storia. Buongiorno ai telespettatori delle TG Telepace. Oltre 1.000 bambini delle scuole elementari e materne di Sestri Levante hanno partecipato al corteo per le vie cittadine in occasione dell'inaugurazione del festival dedicato allo scrittore danese Hans Christian Andersen. Madrina dell'evento è l'attrice Claudia Gerini, con lei tanti personaggi che prenderanno parte alla manifestazione. Vediamo. Il futuro lo costruisce chi ha in mano il presente. È cominciato a Sestri Levante l'attesissimo Festival Andersen alla sua 27ª edizione. Dal tema Giocare al futuro, la manifestazione prende il via in una giornata di festa per le strade della città, che sarà piena di eventi fino al 9 giugno. È un weekend completamente dedicato ai bambini, un weekend di festa. E già da oggi sono iniziati gli spettacoli itineranti per tutta Sestri Levante. Quest'anno arriviamo anche a Riva Trigoso, il quartiere della Lavagnina, dove ci sono tanti momenti di teatro e di musica, di danza, dedicati ai bambini, ai ragazzi. Madrina dell'evento di quest'anno è l'attrice Claudia Gerini. Lei partecipa, diciamo, a un progetto molto bello per Help Code, appunto l'associazione a favore dei diritti dell'infanzia e comunque dei diritti umani, e quindi lei con questa associazione porterà qui uno spettacolo molto bello in Baia del Silenzio e è già qui. Sestri si trasforma in un luogo magico e sorprendente, animato da artisti internazionali che propongono un ricco programma di spettacoli per 5 giornate. Partecipiamo all'Andersen perché il nostro lavoro, appunto, è lavorare con i bimbi, abbiamo piacere di regalare sorrisi ed emozioni e quindi abbiamo deciso di donare IPA in questo bellissimo Andersen e presentarlo a tutti i bimbi. La manifestazione si ispira al celebre Hans Christian Andersen Festival, che si svolge tradizionalmente in Danimarca, luogo d'origine dell'Andersen scrittore. In questa 27ª edizione si sono offerti spazi di riflessione legati ai temi dell'educazione di qualità e dei diritti dei bambini, con attività partecipativi che coinvolgono l'intero territorio. Dobbiamo seminare cose buone, quindi è giusto pensare anche a giocare al futuro, nel senso immaginiamocelo positivo, sano, gioioso, soddisfacente, migliorativo della nostra qualità della vita, delle relazioni soprattutto e delle relazioni tra di noi. Ricostruiamo comunità. Il tema centrale, giocare al futuro, coincide con l'obiettivo 4 dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che invita a promuovere uno stile di vita rispettoso dell'ambiente e dei diritti umani. E ha preso il via invece nella parrocchia, per la parrocchia di Nostra Signora del Ponte a Lavagna, il progetto Un'urgente presentazione. Si tratta del restauro di due antiche tele della fine del 1600 attribuite al pittore genovese Giovanni Battista Merano, che si trovano in cattivo stato di conservazione. L'intervento può contare su un primo finanziamento della Compagnia di San Paolo. Vediamo. Lentamente il dipinto viene calato a terra dalla nicchia che lo custodiva presumibilmente dal 1800 e insieme al gemello portato nei locali dove a breve potrà iniziare il restauro. Per la presentazione al Tempio di Maria e la Natività della Vergine è iniziato il percorso di recupero, due opere attribuibili alla cerchia dell'artista genovese Giovan Battista Merano, vissuto tra il 1632 e il 1698. Sembra che siano arrivati arrotolati nei primi anni dell'Ottocento qua in chiesa e infatti
infatti alcune lacune della pellicola pittorica con andamento diagonale sosterrebbero la tesi dell'arrotolamento. Poi sembra che non siano mai stati più toccati, infatti finalmente, potendoli vedere più da vicino, hanno una materia pittorica veramente molto corposa e quindi vuol dire che non sono stati restaurati negli ultimi almeno 100 anni, che non hanno subito fode, non hanno subito interventi troppo aggressivi, e veramente potendoli vedere finalmente a tu per tu sono veramente di altissima qualità. A preoccupare il loro cattivo stato di conservazione, tanto che i primi finanziamenti per poter partire con l'opera di restauro sono arrivati da un fondo speciale della Compagnia di San Paolo, sbloccati grazie alla dichiarazione di urgenza da parte della soprintendenza. Si inizierà con la tela più compromessa, la presentazione al Tempio. Viste le notevoli dimensioni, perché parliamo di 345 cm di altezza per 305 di larghezza, la parrocchia ci ha messo a disposizione uno spazio attiguo ai locali della parrocchia stessa e faremo quindi un cantiere in loco che ci permetterà anche di svolgere da settembre, quando riapriranno le scuole, anche degli appuntamenti di approfondimento e di valorizzazione. La parrocchia di Nostra Signora del Ponte di Lavagna inizierà adesso una campagna di raccolta fondi per trovare le risorse per garantire l'esecuzione del restauro anche della seconda tela. Intanto il vuoto lasciato da una delle tele ha fatto riemergere uno scorcio inaspettato. Anticamente quella navata lì era la parte più antica della chiesa, probabilmente l'ingresso era quello davanti e quello aveva un ingresso laterale, quindi ed è anche tutta dipinta come era dipinta la chiesa allora, quindi questo quadro in qualche modo nascondeva un piccolo gioiello che però sarà poi ricoperto nuovamente, ma fotografato opportunamente. Voltiamo pagina a ultime ore di campagna elettorale prima delle elezioni europee e delle amministrative, che in Italia riguarderanno 3.900 comuni. I seggi saranno aperti nella giornata di sabato, già dalla giornata di sabato dalle 15 alle 23 e domenica dalle 7 alle 23. I cittadini italiani maggiorenni dovranno recarsi alle urne con tessera elettorale e un documento di identità. Per le elezioni europee il territorio nazionale è suddiviso in circoscrizioni. La Liguria fa parte della circoscrizione 1 del nord-ovest insieme a Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia. La scheda è di colore grigio. Vi mostriamo come si vota per le europee attraverso il tutorial del Ministero dell'Interno. Sabato 8 giugno dalle ore 15 alle ore 23 e domenica 9 giugno dalle ore 7 alle ore 23 si vota per eleggere i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. L'elettore dovrà presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi non ha la tessera o la smarrita può richiederla, anche nei giorni della votazione, all'ufficio elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali. L'elettore può tracciare un segno sul simbolo della lista scelta, anche non indicando alcun candidato. Si può votare per una sola lista. Sulle righe stampate a fianco del simbolo si possono esprimere fino a un massimo di 3 preferenze, una sola per le liste delle minoranze linguistiche, indicando il cognome oppure il nome e il cognome in caso di omonimia dei candidati scelti, che dovranno appartenere alla lista votata. Se si sceglie di esprimere 2 o 3 preferenze, queste devono riguardare candidati di genere diverso per non annullare la seconda e la terza preferenza. Nelle stesse giornate di sabato 8 giugno dalle ore 15 alle ore 23 e di domenica 9 giugno dalle ore 7 alle ore 23 si vota anche per rinnovare il Presidente e il Consiglio regionale del Piemonte e oltre 3.700 amministrazioni comunali. Maggiori informazioni sono disponibili su interno.gov.it, esteri.it, rai.it e sulle pagine di Televideo. Per ricordare il 50° anniversario di ordinazione presbiterale di prete Rinaldo Rocca, il villaggio del Ragazzo organizza un momento di festa e ringraziamento, invitando tutti coloro che hanno condiviso in questi anni il cammino pastorale del prete. Domani e venerdì 7 giugno alle 18 al centro di San Salvatore di Cogorno sarà celebrata la Santa Messa e seguirà un momento di convivialità.
E poco più di una settimana fa ci eravamo fatti portavoce di un appello lanciato da padre Mauro Armanino, missionario della SMA in Niger, legato alla drammatica situazione di molti sfollati in preda ad attacchi terroristi. L'attuale situazione non è ancora rientrata, ma grazie alla generosità di molti, la SMA, la società Missioni Africane, è riuscita a raggiungere la cifra di 10.000 euro necessaria per rispondere alle prime esigenze. Sentiamo. L'emergenza non è cessata, ma la notizia è che grazie ad un'ondata di affetto e vicinanza, la società Missioni Africane è riuscita a rispondere alle prime necessità degli sfollati nigeriani. A circa 24 ore dall'appello lanciato da padre Mauro Armanino dalla capitale Niamey, i missionari hanno ricevuto 21 donazioni come crowdfunding per un totale di 1.670 euro e grazie a diversi canali attivati sono riusciti a rispondere pienamente alla prima necessità di 10.000 euro per l'emergenza sfollati. Un affetto che riempie il cuore, scrive in una nota la SMA, unendo il ringraziamento per quanti hanno partecipato materialmente e spiritualmente e raccontando un episodio di generosa solidarietà. Nella sera del 28 maggio, padre Vito Girotto, che insieme a padre Gigi Maccalli ha vissuto nei villaggi di Makalondi e Bomoanga, meta delle incursioni dei terroristi, viene intercettato sulla porta d'ingresso della casa missionaria di Genova IV da una signora distinta. Con delicatezza e umiltà porge una busta bianca anonima ringraziando e salutando. Avviene nello stesso giorno in cui viene diffusa la richiesta di aiuto inviata con urgenza da padre Armanino. Padre Vito, come responsabile della casa, apre la busta pensando contenga una lettera. Al suo interno invece trova un assegno con una breve lettera di accompagnamento dove viene richiesto di destinare una parte dei fondi all'emergenza Niger ed un'altra parte per un progetto della fondazione. Padre Vito a quel punto ritorna sui suoi passi, riapre la porta per cercare e ringraziare la signora, ma questa è già andata via. La Fondazione SMA Solidale ha deciso di mantenere aperto il progetto per continuare a raccogliere fondi perché le notizie dal Niger purtroppo non sono buone e la situazione si sta aggravando. Gruppi armati di terroristi stanno saccheggiando i villaggi e uccidendo chi si oppone. Nei giorni scorsi a Bomoanga ci sono state diverse esecuzioni, tra cui quella di un noto catechista. Un'emergenza umanitaria senza tregua, ma oggi il cuore dei missionari si sente riscaldato e sostenuto dalla generosa solidarietà e dall'affetto di molti. Torniamo sul nostro territorio, è stato rinnovato il direttivo dell'associazione culturale L'Agorà di Lavagna. Tra le riconferme, Linda Botto, riconfermata presidente, e Lina Dall'Orso, vicepresidente, insieme a Luisella Botto. Sei i nuovi ingressi: Valeria Ghiorsi, Franco Guadagno, Marcella Nigro, Daniela Manduca, Sara Berlinghieri e Virginia Leoni. Nel collegio dei probiviri sono state elette Marilena Vittori, Barbara Tinelli e Patrizia Sivori. Ora la rassegna stampa, vediamo i titoli dei giornali in edicola quest'oggi, ci rivediamo per gli altri aggiornamenti e servizi di sport. Avvenire titola il peso da sollevare, intervento di Papa Francesco alla Pontificia Accademia delle Scienze, il Papa chiede audacia e creatività per arrivare a cancellare o ridurre l'indebitamento dei paesi più poveri in occasione del Giubileo, la necessità di nuove istituzioni finanziarie. Parla anche il Vescovo Crociata, presidente della Comece, i Vescovi dell'Unione Europea, votiamo per un'Europa fatta di pace e di valori. Ucraina, minori sottratti, restano aperti i canali e spiragli per un loro ritorno e quindi continua l'opera diplomatica. E poi ancora Israele, Netanyahu minaccia un'azione pesante, in attesa della tregua si apre il fronte Libano. Meloni avvia da agosto la campagna d'Albania, le ONG dicono per i lavoratori stranieri via i click day e la Bossi Fini è da rifare. Su questo c'è anche l'editoriale di Paolo Lambruschi, cambiare bene la Bossi Fini, un'occasione da non sprecare. Passiamo sul secolo XIX alla prima pagina, intercettazioni, la guerra di Toti per disinnescarle, ricorso respinto, secondo i legali del presidente Ligure l'inizio delle indagini per il voto di scambio va retrodatato, il no dei giudici, l'iter dell'inchiesta è regolare, interrogata per 3 ore una dirigente del porto di Genova. E qua siamo in Albania, migranti Meloni da Rama, hotspot pronti ad agosto, il parlamentare Maggi di Più Europa bloccato dalla polizia albanese. E ancora sulla prima pagina del
del secolo, mancano studenti, l'Ateneo di Genova va giù di 17 posizioni nella classifica delle università mondiali. E poi ancora Biden va in Normandia per rilanciare la NATO, fuoco amico invece dagli Stati Uniti. Andiamo invece nelle pagine del Levante, turismo primavera col segno blu, flussi in crescita, cala soltanto Rapallo, dati positivi per Santa Margherita, Lavagna, Sestri Levante e Moneglia. Verdin degli albergatori dice meteo in crisi economica e sono i nostri nemici, e Andreoli, e appunto anche lui imprenditore alberghiero, dice sgravi a chi rimane sempre aperto. E poi una notizia, i locali dell'ex Pitosforo, oggi affittati allo chef Cracco, passano alla società di Bill Gates, manca solo la firma definitiva sull'atto milionario tra la famiglia Vinelli e la società Ford Partners. Andiamo invece a Riva Trigoso, via l'officina Tubi da Riva, nessuno però perderà il posto, la rassicurazione dell'azienda, e preoccupati invece i sindacati, la funzione verrà concentrata al Mugiano, e Fincantieri assicura in quegli spazi arriverà una nuova attività. Altre notizie dalla redazione con Giulia Di Giovanni. Grazie Andrea, buongiorno a tutti. L'AIMA, l'Associazione Malati di Alzheimer, in occasione dei 30 anni di attività nel Tiguglio, ha istituito un concorso dedicato ai familiari dei malati con un'apposita sezione rivolta agli studenti dei licei di Chiavari. Il titolo è Perdutamente, frammenti di ricordi per non dimenticare chi dimentica. Gli elaborati dovranno essere racconti in lingua italiana di massimo 12.000 caratteri, spazi inclusi. Per il concorso riservato ai familiari di malati di Alzheimer il termine di presentazione è il 31 luglio, mentre per gli studenti il termine è il 29 di giugno. I testi dovranno essere inviati via mail all'indirizzo aimatiguglio@libero.it. Gli autori saranno premiati ad ottobre durante la giornata dedicata al trentennale AIMA Tiguglio. Per il momento non ci sono ulteriori aggiornamenti, la linea può tornare allo studio. Grazie, noi apriamo la pagina dello sport con la pallanuoto. La Prorecco ha battuto la bestia nera dell'Olympiakos per 13-11 dopo i rigori e venerdì alle 21 a Malta si giocherà la finale di Champions League numero 19 della sua storia. Vediamo. Non c'è nessuna differenza, è una finale, partita secca che vale tutto e bisogna dar tutto. E la parata di Negri sul rigore di Killas, prima di Mu aveva colpito il palo della porta difesa dall'estremo difensore biancoceleste, ad aprire le porte della finale di Champions League numero 19 per la Prorecco. Nella vasca del National Pool Complex di Malta contro l'Olympiakos finisce 13-11. I biancocelesti venerdì si troveranno di fronte ancora una volta agli ungheresi del Ferencváros, che nell'altra semifinale hanno avuto la meglio sempre ai rigori sul Novi Beograd per 18-17. I campioni d'Europa in carica potranno entrare nella storia vincendo la quarta Champions League consecutiva. Intanto però è stata una gara sofferta per i ragazzi di Mister Sukno, che a inizio partita partono bene chiudendo il primo quarto sul 3-0, ma nel corso della gara subiscono il ritorno dei magiari, che vengono raggiunti allo scadere sul 9-9 grazie al pareggio di Di Fulvio. Ai rigori poi la vittoria della Prorecco. Noi speravamo di chiudere prima questa partita perché secondo me abbiamo veramente giocato bene. Poi ci sono stati alcuni momenti in cui loro ci hanno recuperato e ci hanno portato a fine ai rigori, però noi lavoriamo ogni giorno, li proviamo ogni giorno e sapevamo che anche ai rigori poteva essere il nostro momento. Me l'aspettavo così, una partita dura, era impossibile di chiuderla ai primi due tempi, veramente abbiamo iniziato bene, con ritmo, con i contropiedi, con i giusti tiri. Poi, dal mio punto di vista, primi due tempi abbiamo avuto altre occasioni dove ha reagito alla grande Biac, dove li ha tenuto in partita con gli altri due tiri, con traverse riga. Comunque è una squadra molto organizzata e veramente difficile da chiuderla prima. Poi alla fine anche loro hanno giocato bene un periodo del gioco, fine terzo tempo e quarto, ma comunque poi siamo andati ai rigori dove abbiamo reagito meglio e meritamente siamo in finale. In chiusura uno sguardo all'agenda degli appuntamenti per la giornata di oggi. Appuntamenti in agenda per giovedì 6 giugno. Torna per il secondo anno la Tiguglio VIP Padel Cup, evento supportato dai comuni di Santa Margherita Ligure e Portofino e dalla Regione Liguria sotto l'egida della FIPT. Le gare si disputano dal Tennis Club San Margheritese dalle 13 alle 18.
Alle 18 nel giardino dei lettori della Società Economica di Chiavari si apre la stagione 2024 del giardino dei lettori. Ospite d'onore sarà lo scrittore irlandese William Wall, che parlerà ai presenti del suo ultimo libro Ti ricordi di Matty Landry. Per la rassegna Cultura al Golf alle 18 al Circolo Golf e Tennis di Rapallo è in programma la conferenza dell'ingegnere Angelo Sardi su Il centenario di Guglielmo Marconi. A distanza di poche settimane dal doppio record del mondo sotto il ghiaccio, Valentina Cafolla presenterà il film 140 Under Ice. L'opera racconta la sua impresa e farà rivivere i brividi di quei giorni alle 19 al Cinema Mignon di Chiavari. Prosegue il ciclo di serate culturali Autori in Mostra nei luoghi dell'ascolto, organizzato dalla Libreria Paoline con il supporto del Comune di Savona in collaborazione con le opere sociali Nostra Signora della Misericordia. Dalle 20.30 alle 23 in Piazza Santuario, nell'omonima frazione savonese, il tema sarà la scuola, luogo dell'ascolto nel segno della cultura. Ne parleranno Ugo Ghione, Maria Caruso, Franco Caserta, Mariangela Pirami e Giacomo Franco. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. L'informazione torna questa sera alle 19.15. Continua sul nostro sito teleradiopace.com e il canale Telepace 3. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.